Siamo qui sul lungomare di Ostia, c'è un sit-in del PD, dei Giovani Democratici anche, l'ex ufficio tecnico praticamente, ex perché è molto tempo che diciamo che è chiuso. Buonasera a tutti, siamo qui per la settima tappa del nostro viaggio nel municipio, una tappa che vogliamo dedicare al mare. Il mare è la risorsa probabilmente più significativa, più distintiva del nostro territorio e del nostro municipio, insieme agli scavi archeologici di Ostia Antica che abbiamo visitato negli scorsi giorni. Noi pensiamo che sia proprio dal mare che si debba partire per creare un nuovo modello di sviluppo e soprattutto per restituire un centro, un polo aggregativo e culturale quale può essere il mare a tutta la città. Questo è il nostro messaggio. Oggi siamo qui simbolicamente davanti all'ufficio tecnico, e questa struttura, all'ex ufficio tecnico come mi suggeriscono giustamente, questa struttura fatiscente, insomma, che non è stata manutenuta e su cui Atos De Luca, il nostro candidato presidente, avrà una proposta che ci esporrà a breve. Io adesso vorrei lasciare brevemente la parola alle associazioni, ai comitati che sono presenti qui con noi oggi e che hanno accettato il nostro invito per portare il loro punto di vista su questo importante argomento. Quindi lascio la parola a Michelangelo Calcopietro dell'Unione Comitati. Interessati in particolare proprio di questa problematica. Abbiamo raccolto a suo tempo 2.174 firme che abbiamo inviato al sindaco Marino, purtroppo è decaduto, il sindaco non si è fatto più niente. Ora vogliamo che chiunque vinca questa struttura diventi, finalmente sia battuta e diventi la migliore spiaggia di cambiamento di opera, che possa finalmente variare, possa essere un inizio positivo per il cambiamento radicale di questa nostra bella città di Ostia, che purtroppo per anni è stata trascurata. Abbiamo raccolto oltre 2.100 firme per chiedere l'abbattimento di questo brutto monumento. È un monumento a ciò che noi vogliamo cancellare dalla memoria di questo municipio. Il commissario Volpiani è riuscito a bloccare questo progetto. Quindi noi ci auguriamo che il prossimo presidente del municipio 10 sia una persona coraggiosa, una persona per bene, che metta mano a quelle riforme essenziali che servono per ristabilire la legalità in questo municipio. Grazie. E qui di parole se ne sono state fatte tante negli anni, però si trova sempre un pretesto per rinviare. La verità è molto semplice, cioè nessuno se la sente di ingaggiare un confronto, diciamo, per essere democratici, con coloro che negli anni per una politica debole hanno lasciato fare e oggi ci troviamo in questa situazione unica nel suo genere, perché effettivamente l'impossibilità dell'accesso al mare nelle cittadine di mare è qualcosa di molto anomalo, perché il mare dovrebbe essere vissuto d'estate e d'inverno. Io sono patito del mare, mia moglie dice che sono depressa perché chi ama il mare è depresso.
depresso. In realtà mi piace molto il mare e quindi quando posso vado al mare. Il PUA non c'entra niente. Queste cose chi si rifugia nel PUA è perché non vuole intervenire. Vuole diluire i tempi. Noi possiamo, se c'è la volontà, appena si insedia il nuovo presidente, fa un'ordinanza, noi la prima la faremo su questo. Mettiamo un po' di soldi per la demolizione e per l'allestimento. Stiamo parlando di qualche centinaia di migliaia di euro, non stiamo parlando di grandi cose. E chiederemo aiuto a Roma Capitale, che ci deve aiutare in queste rivalutazione delle città. E incominciamo da questo. Io credo che sarà simbolicamente un avvenimento, perché sarà plasticamente il senso del cambiamento. Siccome si chiacchiera e non si fa mai, facciamolo e io lo farò. Io non credo che altri abbiano la volontà, la passione e l'idea di farlo, e non lo faranno. Spenderanno altri soldi, perché due volte ci hanno speso i soldi, poi l'hanno dovuto richiudere e ora si sono trasferiti. Altri soldi li buttiamo qua per tenere in vita qualcosa che invece ha esaurito il suo compito, perché negli anni 50-60 quante cose si sono fatte sbagliate. Allora rimediamo. Io credo che questo sarà una battaglia, una cosa che potrà far recuperare anche credibilità all'occhio dei cittadini rispetto all'istituzione. Per dire, vabbè, questi l'hanno fatto, hai visto? Verranno qui finalmente, la spiaggia libera, vedranno che ospitiamo dei bambini che hanno difficoltà e quindi ricreiamo intorno a queste battaglie una certa identità della comunità del decimo municipio. Pure le ville a bustino allora, per mare, ville con la spiaggia. Vabbè, ora ci saranno pure le ville, ora vediamo intanto di operare sulle cose nostre, di nostra proprietà. Bene. Bravo.